Ragazzi, guardate, guardate lì chi c'è. Chi c'è? È Morgan. No. Morgan. Avete fatto bene. Tornato. Morgan. Morgan, ma con chi parli? Se vuoi, sto parlando con i Jalis. Ma non quali Jalis? Signori, Morgan. Sei veramente scemo, lo sai. È tornato, Morgan. Cosa vuoi da me? Chi era lei? Lucia Annunziata? Sì, la zia. Posso, scusa. Nota una... Morgan, scusa, Morgan. Cos'è, il carnevale questo qua? Carnevale? Carnevale. Per chi ha le scarpe bianche come John Travolta? Esatto. Non posso? Non puoi, no. No. Non posso avere lo sponsor io? No. Morgan, un artista come te. Ma qui a me le scarpe me le disegna Renzo Piano, Ma è Renzo Piano? Non posso disegnare Renzo Piano? Non lo so, Renzo Piano. Non essere polemico col pubblico. Queste sono le Bugo Shoes, le scarpe. Le Bugo Shoes. Sì, che devi chiudere, se no se ne vanno, fanno un giro. Posso fare questa cosa? Oh, voi dovete prendere esempi di vita. Voi non sapete che cosa sono gli esempi di vita. Sì. Hai capito? Ma che se ne va così? Non siamo da lo spritz con Vivaldi, ti ricordi? Ma che Vivaldi? Allora, diciamo questa cosa, esempi di vita, sapete cosa sono? Sì. Dei grandi che hanno dato lì un contributo alla storia della musica dell'umanità. C'è? Bob Dylan, Sting. Sì. Marco Castoldi. Marco Castoldi sei tu. Sei tu. Ma scusa, sei tu. Ah sì, vabbè, comunque è un genio. È un genio. Posso dirlo che è un genio? Sì. Voglio fare come ci pare. Ma non devi dirtelo da solo, Morgan. Dov'è Elisabetta? Ma sono qua, sempre qua. Ogni volta devo dirti. Ma sono io, Elisabetta, no, guarda, sono qua. Ma da vicino lo sai che sembri il fratello di Kenny il guerriero? Tu ricordi? Che c'è del genio anche questo? Sì. Ray. Tutti i geni qua, tutti i geni. A me sembrava Steven Tyler, non è lei? Ma no, Elisabetta! Sì, ogni volta fare questi scherzi. Comunque voglio dire una cosa importante. Sì, che succede? Parliamo di arte. Siamo passaggi quando parliamo di arte. Parliamo di arte. Portiamo questa cosa qua. Mi racconto questo aneddoto che Elisabetta sa benissimo. Sì. Un aneddoto. Praticamente una volta eravamo nel camper di Vazzanicchi. Il camper di Vazzanicchi. Sì, eravamo io, Jim Morrison, Marco Predolin. Addirittura. Sì, tutti insieme. Tutti insieme. Sì, a un certo punto, e Jim Morrison a un certo punto dice, ha rifiutato di fare il ballo del qua qua. Ok, il prezzo. Ci sarà un motivo. Sì, ok, il prezzo è giusto. Ok, il prezzo è giusto. Così Vazzanicchi si è arrabbiata. Si è arrabbiata, ha preso la chitarra e l'ha spaccata così. No, i Vazzanicchi ha spaccato la chitarra. Sì, a Jim Morrison sulla schiena. Addirittura. Sì, ti rendi conto? Non si può fare questa cosa qua. No, no, che fosse il leader dei Dots, non lo so. Ci possiamo alzare? Ma perché stai così? Chiedi l'elemosina? No, perché voglio... Questo qua... perché ce l'ho sempre spartito qua sotto, perché sono un genio. È un genio. Posso raccontare questo aneddoto qua? Sì, vai. Sì, sì. Elisabetta, poi se riesci con questa cosa, il maestro... Facciamo quella cosa che gli ho chiesto. No. Allora, per favore, potete prendere tutti il cappelletto qua? Quale cappelletto? Prendete quel cappelletto che vi ho dato. Ma non lo so che sta combinando. No, la prego. No, no, Morgan. Credo. Se è quello che penso, Morgan. Si mette il cappelletto. Non me lo metto. Dai, maestro. Guardate, si mette il cappelletto. Ma chi si è convinto di essere John Travolta questo qua? La febbre del lunedì sera, cosa va? Allora. Morgan, ma cosa volevi fare? Per favore, scusi, ritorno al futuro. Cosa vuole fare? Me lo fa fare questo pezzo. Mi fai quel quale? Me lo nota quel pezzo classico? Prego. Quel pezzo classico? Non lo so. Ma questo ha scritto Ray Charles. Senti come va. Sentilo carina, senti l'ukulele. Ma quale ukulele? Dove vai? Cosa va? Cioè, allora, vieni qua, Morgan. Scusi. Questo è un pezzo classico, questo è un pezzo come si deve. Chi l'ha scritto questo? Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles, sicuro. Ray Charles ha scritto il ballo del qua. E Filomena Bauer. No, Ray Charles immensa con Albano. Sì. Immensa con Albano. È partita questa cosa qua, che è un genio, capito? Che è un genio. Cosa ne sapete? Il cappellino. Il maestro ti guarda malissimo. Me ne vado, come diceva il grande Schopenhauer. Sì. Perché che sporca puttana? Ma non lo diceva Schopenhauer. Me ne vado, basta. Dove te ne vai? Dove vai? Piuttosto che stare qua, sapete cosa faccio? Da fare il femore rotto a medicina 33. Che ti vada bene o no? Capito? Ma non fa arrabbiare, guarda. Calmati, Leonardo Fiaschi. Si tratta così l'arte. Bravissimo. È un genio, è veramente un genio. Non è un genio per